Buonasera da Milano per Via News, questa è l'edizione Milano, nuove restrizioni a partire da domani, vediamo i titoli. Regione Lombardia ha deciso l'arancione rafforzato da domani per l'intero territorio, chiuse tutte le scuole tranne i nidi, vietato a far visita a parenti e amici, nei negozi si entrerà uno alla volta. Si abbassa drasticamente l'età dei ricoverati, all'ospedale Fornaroli di Magenta la media è di soli 45 anni, prevista l'apertura di due nuovi reparti Covid entro la fine della settimana. Cambio di ritmo sui vaccini, nuovo padiglione Alpini all'ospedale di Baggio, lunedì si partirà alla fiera di Abbiategrasso, ancora un rinvio invece per l'hub vaccinale di Corsico. Sgominata una baby gang di minorenni che rapinava i coetanei a Solaro, tra le prove raccolte dai carabinieri anche le foto della refurtiva che i ragazzi esibivano sui social come un trofeo. Episodio drammatico all'Istituto Tecnico Alessandrini di Abbiategrasso, muore dopo un malore avvertito in classe il professor Massimo Conalbi e la comunità scolastica si stringe nel lutto. Scuole chiuse quindi da domani in tutta la Lombardia ad eccezione degli asili nido, divieto di far visita a parenti e amici e possibilità di entrare in negozi solo per una persona alla volta, quindi non si potrà andare più a fare la spesa accompagnati dai familiari. Queste le decisioni prese a mezzogiorno dal presidente Fontana, in vigore in Lombardia da domani. Tutta la Lombardia passa in arancione rafforzato a partire dalle ore 00 di venerdì 5 e fino a domenica 14 marzo. Da venerdì dunque chiudono tutte le scuole a eccezione degli asili nido. Lo prevede un'ordinanza dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. La Commissione Indicatori Covid-19 Regione Lombardia, spiega il presidente Fontana, a seguito dell'analisi dei dati effettuata, ha condiviso la necessità di superare la differenziazione tra aree assumendo interventi di mitigazione rinforzati per tutto il territorio regionale, con l'obiettivo, oltre che contenere l'incremento di contagi, di preservare le aree non ancora interessate da un'elevata incidenza. Da domani la regione Lombardia diventerà zona arancione rafforzata. Lei è d'accordo? Cosa devo dire? Visto quello che succede in giro, direi di sì, perché con le problematiche che ci sono forse è meglio che sia così, perché c'è gente che è irresponsabile, quindi mi va bene che sia così. I presupposti sono negativi, chiaramente, secondo me potrebbe essere anche giusto. No, perché è una buffonata, non esiste una roba del genere. Cioè, poi l'aria bisogna respirarla, se no ci ammaliamo. Mi sembra talmente logico. Io mi rifiuto di mettere la mascherina, per esempio. Quando sono fuori non voglio la mascherina. Cioè, sinceramente mi preoccupa anche un po' la nostra salute mentale e tante altre cose, il lavoro e tante cose. Ma secondo lei queste restrizioni non servono per diminuire i casi? Probabilmente sì, però è un po' un gatto che si morde la coda, cioè nel senso che diminuiscono i casi, poi dopo torniamo fuori, torna di nuovo a salire, ritorniamo dentro, cioè insomma non se ne esce più. La scorsa settimana la Lombardia è stata in zona gialla e invece avrebbe dovuto essere in zona arancione. Mentre cresceva il numero dei nuovi positivi e gli ospedali tornavano ad accogliere molti pazienti nelle terapie intensive, in tutta la regione bar e ristoranti hanno aperto fino a pranzo e non ci sono state limitazioni agli spostamenti tra province. Nel weekend migliaia di persone hanno approfittato delle ultime ore di zona gialla per concedersi una gita fuori porta o una passeggiata in città. La causa di questo errore è stata la stessa di sempre, la scarsa qualità dei dati inviati dal governo regionale all'Istituto Superiore di Sanità. Le indicazioni che arrivano dagli ospedali non sono per niente buone. Sentite l'intervista alla responsabile di medicina del Fornaroli di Magenta. Siamo in piena terza ondata, al Fornaroli di Magenta si è tornata ai numeri dell'autunno e domani aprirà un nuovo reparto Covid. È già probabile anche la chiusura di un reparto di oncologia o di reumatologia, proprio per far spazio ai pazienti Covid. In media sono 8 le persone ricoverate ogni giorno, con un'età media intorno ai 45 anni e con il caso di due giorni fa di una trentenne ricoverata e intubata per insufficienza respiratoria indotta da Covid. Così l'unica buona notizia della settimana diventa
rappresenta l'apertura di oggi pomeriggio del punto vaccinazioni dell'ospedale di Cuggiono e lunedì 8 marzo di uno analogo alla fiera di Abbiategrasso, già utilizzato in autunno per la campagna di vaccinazioni antinfluenzali. Da 6 reparti Covid di ottobre e novembre eravamo riusciti a ridurlo a un reparto Covid parzialmente occupato, riprendendo negli altri reparti le legittime attività pre-Covid, quindi la medicina interna laddove eravamo già noi, oppure l'oncologia, la reumatologia e gli altri reparti, e l'ambito chirurgico, l'area chirurgica. Purtroppo questa terza ondata o seconda ondata lunga, non so come verrà battezzata, ci ha costretti a riempire di nuovo quel reparto che era rimasto e ad aprire un secondo reparto Covid che attualmente ha 17 pazienti e che è previsto che entro il weekend vada a pieno regime, che è 28. Quindi avremo a venerdì, due reparti Covid interamente occupati. Perché il secondo reparto Covid di cui vi ho detto è roba nostra, era ancora medicina interna, ovviamente a scapito dei pazienti con patologie internistiche non Covid. Il terzo reparto invece andrebbe purtroppo a cannibalizzare di nuovo le discipline mediche non internistiche, quindi l'oncologia e la reumatologia. Il prossimo passaggio che speriamo di non dover affrontare sarà quello, come è stato a ottobre e come era già stato a marzo. Con oggi la Lombardia ha sfondato il muro dei 5.000 nuovi casi di coronavirus giornalieri, con numeri che non si vedevano dallo scorso ottobre. Vedete, 5.174 per la precisione i nuovi positivi, di cui 1.200 nell'area metropolitana di Milano. Sono in aumento che è davvero forte i numeri dei ricoveri, sia nei reparti ordinari più 190 che nelle terapie intensive più 26. Numeri che naturalmente spiegano la decisione presa a livello regionale. Vediamo anche i vaccini, che sono la grandissima speranza, numeri che cominciano ad aumentare, aumenta leggermente la percentuale delle dosi somministrate rispetto a quelle consegnate anche in Lombardia che sembra davvero vicina a un cambio di passo. Aperti oggi nuovi centri vaccinali, ve ne facciamo vedere il primo all'ospedale militare di Baggio. Vaccinare tutti il prima possibile è l'unico obiettivo da dover raggiungere affinché si possa uscire da questa pandemia. Per questo all'ospedale militare di Baggio a Milano, con la collaborazione dell'ASST Santi Paolo e Carlo, ci si organizza per aumentare la somministrazione dei vaccini contro il Covid. Da giovedì 4 marzo sarà attivo un nuovo padiglione del centro vaccinale anti-Covid. All'interno del padiglione vi sono 6 box vaccinali con relative sale di attesa, locale urgenza, emergenza, sala allestimento e servizi di supporto, per un'occupazione di circa 600 metri quadri di superficie. Beh, grazie alla collaborazione con l'esercito, oggi abbiamo qui all'ospedale militare di Baggio raddoppiato le linee per la vaccinazione. Sono 750 vaccinazioni al giorno, gestite dal nostro personale, che volevo ringraziare perché hanno realizzato, in collaborazione sempre con l'esercito, che ha messo appunto a disposizione i locali, le pareti divisorie, ma qui è stato fatto un lavoro organizzativo fantastico in una settimana, e oggi iniziamo con le prime vaccinazioni del nostro personale dentro l'ospedale militare. E non solo, all'ospedale militare di Baggio la somministrazione dei vaccini avviene in modalità drive-in, si entra in auto e i medici eseguono le iniezioni alle persone che restano sedute all'interno della vettura, facendo tutto quello che in genere viene fatto in un ambulatorio. È nata come necessità di rispondere alle esigenze di qualcuno che aveva difficoltà a muoversi, a scendere dalla macchina. Io stesso ho visto che qualche persona anziana era un po' inferma sulle gambe, quindi non riusciva a camminare, quindi necessità di accompagnarla con la sedia a rotelle, la carrozzina, quindi abbiamo pensato di alleviare queste difficoltà, rendere più sicuro anche il percorso vaccinale, e abbiamo pensato a farla in macchina, e devo dire che è andata bene, sono dando ottimi risultati, e questo è il motivo per cui la vorremmo esportare nei prossimi giorni su larga scala, insomma, come sistema di vaccinazione. Questa modalità le piace, direttamente in macchina fare il vaccino? Sì, no, c'ho il carrettino, non riesco a camminare. Comodo, cammina, sì, certo, per me certo. Che non cammino, faccio fatica. Fate la vaccinazione. Ecco, te l'ho detto che poco piangeva.
Intanto la Giunta regionale Lombardia dovrebbe approvare la prossima settimana un provvedimento congiunto per consentire le vaccinazioni anche all'interno delle aziende, in modo da alleggerire il peso sui centri vaccinali quando inizierà la campagna di vaccinazione di massa. Dalla periferia al centro di Milano, guardate che cosa è stato allestito accanto all'ospedale Pini. Il punto vaccinale per la campagna di somministrazione del vaccino anti-Covid agli over 80 all'interno del polo didattico dell'ospedale Gaetano Pini si allarga e lo fa in un'area di particolare interesse storico. Il nuovo spazio dedicato alle vaccinazioni, infatti, fa parte di un ex convento cinquecentesco di Santa Maria del Paradiso, ceduto al fondatore dell'ospedale, il medico Gaetano Pini, alla fine dell'Ottocento, utilizzato fino ad oggi per la didattica dell'Università Statale di Milano e ora riconvertito a punto vaccinale. Abbiamo deciso di ampliare gli spazi e di creare un percorso dedicato per poter avere più agio, più spazio e dare una maggiore garanzia di rapidità e di assistenza ai nostri pazienti. A questo si aggiunge anche la centralità del punto vaccinale del Gaetano Pini, soprattutto per gli over 80 che hanno più difficoltà a muoversi verso gli hub fuori Milano. Il garantire un punto di vaccinazione nel cuore della città è utile perché comunque è di prossimità rispetto alla popolazione anziana che raggiunge facilmente questo centro e che quindi può essere agevolata. Le somministrazioni giornaliere del centro vaccinale del Pini sono circa 108, garantite grazie ad un percorso circolare che permette di seguire l'iter dall'anamnesi alla puntura senza che si creino intoppi tra l'entrata e l'uscita. Abbiamo un ingresso con un'area di attesa e un'area di compilazione della documentazione sanitaria, dopodiché il paziente accede al box vaccinale e successivamente, sempre senza ripercorrere il percorso fatto in precedenza, c'è la sala di osservazione dei 15 minuti successivi alla vaccinazione ed infine il punto amministrativo di riprenotazione della seconda dose e poi l'uscita che è diversa dall'entrata e quindi non abbiamo l'incrocio dei pazienti che entrano e che finiscono poi il loro percorso. Non sono però tutte rose e fiori, infatti nonostante l'autorizzazione dovrà ancora attendere la partenza operativa il centro vaccinazioni di Corsico. L'amministrazione comunale di Corsico di Stefano Ventura ha da settimane proposto alla regione di utilizzare uno stabile della città, un tempo un centro sociale, per le vaccinazioni, così da avere in città un punto per consentire ai residenti di non doversi spostare in altri comuni per ricevere la propria dose di vaccino, un'offerta che è però stata rifiutata da ATS e da Regione Lombardia. Il 10% della popolazione a Corsico è over 80, abbiamo infatti più di 3.500 residenti che hanno più di 80 anni. Questo significa che per Corsico è fondamentale avere un punto vaccinale di prossimità per la nostra utenza. Il Comune di Corsico ha allestito un centro vaccinale presso il centro sociale Curiel che ATS ha giudicato idoneo. Le istituzioni sanitarie regionali ci hanno però comunicato che l'apertura del centro è rinviata. Noi continueremo ad insistere affinché l'apertura avvenga nel più breve tempo possibile perché è fondamentale per la nostra utenza. Torniamo a Milano. Con le restrizioni in vigore da domani, la Lega torna a chiedere la sospensione del provvedimento dell'area C per la viabilità. La Lombardia piomba in zona arancione rafforzata e per i prossimi 10 giorni le limitazioni ad attività e spostamenti saranno ancora più rigide. Motivo per cui dalla Lega Milanese arriva l'appello al sindaco Giuseppe Sala affinché si spengano le telecamere di Area C riattivate tra le polemiche lo scorso 20 di febbraio. L'abbiamo detto già settimana scorsa, avevamo chiesto che il sindaco non accendesse le telecamere perché è evidente che limitare l'uso delle auto e quindi incentivare l'utilizzo di mezzi pubblici in una situazione di crescita dei contagi sarebbe stato folle, così è stato. Abbiamo visto che il numero massimo di contagi è proprio sui mezzi pubblici, in particolare sulla metropolitana, e in un momento in cui Regione Lombardia ha dovuto attivare la zona arancione rafforzata proprio perché il numero di contagi è salito molto, bisogna fare di tutto perché questa situazione si inverta. Quindi chiediamo al Comune di Milano di disincentivare l'utilizzo dei mezzi, di alleggerirli e di favorire l'utilizzo delle auto per chi avrà la possibilità ancora di andare a lavorare. Di tutto questo, chiaramente la conclusione è che
l'accensione dell'area C in questo momento a noi risulta soltanto un modo per fare cassa, ma è assolutamente illogico nel contesto che si è creato. Un appello a cui si è unito anche il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, Andrea Mascaretti, che ha chiesto la sospensione della ZTL almeno fino a quando il rischio in città non si sarà ridotto ai minimi termini con il raggiungimento dell'immunità di gregge. La terza ondata era stata preannunciata dai contagi nelle scuole, i numeri anche degli ultimi giorni nell'area metropolitana di Milano sono molto significativi. Mentre con la nuova ordinanza regionale tutta la Lombardia passa in zona arancione rafforzato, con la conseguente chiusura delle scuole ed il passaggio ad una didattica a distanza al 100%, ciò che preoccupa gli esperti è la maggior velocità con cui il virus si sta diffondendo tra i più giovani, proprio tra i banchi di scuola. Nella settimana che va dal 22 al 28 febbraio, infatti, nelle scuole milanesi, secondo i dati diffusi dalla TS Metropolitana, i positivi negli istituti scolastici sono saliti a 923 contro i 547 del periodo precedente, con un aumento di quasi il 70%, 376 in più. Di questi, 725 sono alunni contagiati dal Covid, 198 sono invece docenti e operatori. Finiti in isolamento nell'ultima settimana sono 9.086 persone, 8.802 studenti e 284 operatori, quasi 3.000 in più della settimana precedente, dove in quarantena erano in poco più di 6.000. Per quanto riguarda la distribuzione dei contagi tra le varie fasce d'età, il 38% del totale si riferisce agli studenti delle superiori, 348 positivi con 2.340 isolati, seguono le medie con 203 contagi e 2.575 in quarantena, subito sotto le elementari con 200 contagiati, infine le scuole dell'infanzia con 129 casi e il nido con 43 positivi. Intanto lunedì partiranno le vaccinazioni con AstraZeneca per il personale scolastico docente e non docente fino ai 65 anni. Grave lutto all'Istituto Alessandrini di Abbiategrasso. Questa mattina il professor Massimo Conalbi ha avuto un malore mentre faceva lezione, purtroppo non è stato possibile salvarlo. L'allarme è scattato alle 9.30 di oggi, sul posto un'ambulanza della Croce Azzurra e l'elisoccorso. Dopo le prime operazioni sul posto, l'insegnante, 61 anni, è stato portato all'Humanitas di Rozzano in codice rosso. La sua morte però è stata accertata soltanto poco dopo. Conalbi svolgeva anche attività di vicepreside all'Alessandrini, dove poco prima delle 13 la notizia della scomparsa del professore è stato osservato un minuto di silenzio. Così il dirigente Michele Raffaeli: è con dolore che annuncio la scomparsa improvvisa del professor Massimo Conalbi. La comunità scolastica si stringe intorno ai suoi familiari e a tutti coloro che ne avevano conosciuto le doti di umanità, di disponibilità e di dedizione al lavoro. Votiamo pagina. Poco fa è arrivata la conferma del rinvio all'autunno delle elezioni amministrative, tra cui quella per il Comune di Milano. Queste le reazioni della politica. Se prima era un'ipotesi, oggi è diventato qualcosa di molto più concreto e la certezza definitiva potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Le elezioni comunali che eleggeranno il prossimo sindaco di Milano sono a un passo dallo slittamento al prossimo autunno e il fine settimana più accreditato è quello del 10 e 11 ottobre. La conferma ufficiale potrebbe uscire già dal prossimo Consiglio dei Ministri, una decisione che ovviamente spariglia le carte in tavola nella partita per Palazzo Marino. Il sindaco uscente Beppe Sala si troverà infatti davanti una campagna elettorale molto più lunga di quanto avesse preventivato quando ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi lo scorso 7 dicembre. Nonostante siano già 5 le liste a sostegno di Sala, lo slittamento costringerà il centrosinistra a rimodulare il proprio percorso di avvicinamento alle urne. Noi abbiamo sempre sostenuto che fosse meglio votare prima dell'estate in modo da accorciare il periodo di campagna elettorale e poterci immediatamente mettere a lavorare a pieno regime fuori, diciamo, dalle distrazioni della campagna elettorale. Se questo non sarà possibile, come al momento pare più probabile a causa delle condizioni sanitarie, che sono comunque per noi sempre state il primo punto di riferimento, dovremo riorganizzarci pensando di governare al meglio fino
comunque all'ultimo giorno utile. Per il centrodestra, invece, la decisione di rinviare il voto potrebbe trasformarsi in un'opportunità. Sicuramente ci darà più tempo per spiegare alla città le nostre proposte, le nostre idee, ma dall'altra parte ci preoccupa un po', perché il sindaco Sala, che in questi mesi sta veramente latitando ancor più di quanto non ha fatto in tutto il mandato, può fare altri danni, come stiamo appunto vedendo in questo periodo. Ritengo che sia responsabile spostare le elezioni a ottobre per non far correre rischi ai cittadini milanesi con un doppio turno in 15 giorni adesso, poco prima dell'estate, però dall'altra parte è una specie di condanna supplementare per i cittadini a tenere questa giunta che ha dimostrato tutti i suoi limiti. Giriamo pagina, dobbiamo aspettare ottobre per girare pagina, ma ci arriveremo. La decisione del governo di spostare le elezioni a ottobre sicuramente creerà dei problemi a Milano, perché l'attuale giunta continuerà a fare dei danni. Certamente però era troppo importante eleggere il nuovo sindaco avendo la possibilità di fare una vera e propria campagna elettorale, incontrando le persone dal vivo, non solo sui social. Passiamo alla cronaca, cominciamo con il racconto dell'arresto di una baby gang a Solaro. Calci, pugni e rapine nei confronti di coetanei, a volte utilizzando anche armi come coltelli e minacciando di morte le proprie vittime. Nella mattinata di giovedì 4 marzo i carabinieri della stazione di Solaro hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare di collocamento in comunità emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Milano nei confronti di 5 giovanissimi ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di rapina pluriaggravata con armi, lesioni personali aggravate e ricettazione. Le indagini iniziano lo scorso giugno e nel giro di poco tempo hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico della baby gang, che agiva seguendo sempre lo stesso modus operandi. Uno degli episodi di cui sono accusati i giovanissimi è di aver picchiato un loro coetaneo, che già da mesi tempestavano con messaggi e videochiamate minacciose e offensive, poiché non volevano che frequentasse una loro amica. Dopo avergli dato appuntamento a Ceriano Laghetto in piazza Diaz, lo costringono a seguirli in mezzo ad un campo, colpendolo con calci e schiaffi, per poi scaraventarlo a terra e continuare a colpirlo, avvicinandogli anche un coltello al volto e minacciandolo di morte, sottraendogli infine il suo smartphone e una scarpa. Analogo episodio era avvenuto tra novembre e dicembre 2019, quando i 5 indagati hanno picchiato violentemente un altro ragazzino dopo averlo fatto allontanare dall'oratorio, sottraendogli anche una felpa che aveva legata alla vita, che uno dei 5 esibiva poi come trofeo in una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram. Una lite per un'eredità in famiglia finisce a coltellate, è successo a Cusano Milanino. Accoltella due nipoti al culmine di una lite per un'eredità, denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere lo zio 51enne. Il fatto è avvenuto alle 11 di mercoledì 3 marzo 2021 a Cusano Milanino. I militari della locale stazione carabinieri sono intervenuti in via Mazzini, dove poco prima si era verificata un'accesa lite tra parenti per motivi legati a questioni ereditarie, al culmine della quale due giovani di 27 e 30 anni erano stati feriti con arma da taglio. In particolare i militari hanno accertato che la lite era nata tra i due giovani e lo zio 51enne disoccupato e con precedenti di polizia per motivi economici legati all'eredità, con i due che si erano rivolti al parente per chiarimenti inerenti alla gestione di alcuni beni di famiglia. La discussione inizialmente verbale era sfociata in un'aggressione fisica da parte dei due ragazzi nei confronti dello zio, che però ha improvvisamente estratto un coltello a farfalla e li ha colpiti, uno alla coscia sinistra, l'altro al fianco sinistro. 51enne trovato sul luogo della lite dai carabinieri intervenuti su richiesta di un vicino di casa è stato denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato 3 cittadini albanesi, 2 uomini e una donna per possesso di oltre 5 kg di eroina, mezzo chilo di cocaina e 20.000 euro in contanti. Gli agenti della Polizia Ferroviaria avevano controllato un'auto sospetta con a bordo una coppia di cittadini albanesi, i quali sono stati trovati in possesso di 1 chilo di eroina. I poliziotti hanno quindi perquisito l'abitazione da cui i due erano stati visti uscire a Rho, e era abitato questo appartamento da un altro cittadino albanese. Questo è stato trovato in possesso
possesso di oltre 4 kg di cocaina, mezzo chilo di eroina e la somma di circa 20.000 euro in contanti, oltre a 8 kg di sostanze da taglio e svariati telefoni cellulari. A Gudo Visconti, invece, sono stati fermati dei ladri di carburante. Un'operazione degli agenti di polizia dell'Unione dei Fontanili ha colto in flagrante 4 uomini che rubavano 250 litri di gasolio da un cantiere di Gudo Visconti. I fatti si sono verificati attorno alle 22.30 di martedì, quando la vettura di pattuglia con a bordo il vicecomandante Maurizio Grottoli percorreva la strada provinciale 33 e, all'altezza di Gudo Visconti, i due agenti hanno notato movimenti sospetti all'interno del cantiere del gruppo CAP. Dopo aver chiesto l'intervento di una seconda vettura in ausilio e avendo allertato anche i carabinieri di Abbiategrasso, gli agenti si sono avvicinati ai quattro che, inizialmente, hanno cercato di dissimulare le loro intenzioni, ma quanto stavano cercando di fare era inequivocabile. Avevano infatti già asportato circa 250 litri di gasolio dagli automezzi all'interno del cantiere, occultandoli in taniche all'interno del proprio mezzo. Non essendoci disponibilità di posti nelle camere di sicurezza, i quattro uomini sono stati accompagnati al proprio domicilio e poi prelevati la mattina successiva per essere presentati al giudice, che ne ha convalidato lo stato di fermo con obbligo di firma, in attesa del processo che inizierà nel mese di aprile. Si tratta di 3 cittadini italiani e di un cittadino albanese, di età compresa tra i 22 e i 49 anni, tutti residenti nel paese e con precedenti. Le fasi investigative e processuali dovrebbero comunque essere facilitate dal fatto che le telecamere attive nella zona hanno ripreso il loro tentativo di furto. Torniamo a Milano per un'iniziativa di Comune Welfare Ambrosiano per dare credito alle famiglie in difficoltà economica. Un credito fino a 10.000 euro per i cittadini milanesi che vogliono ripartire dopo la crisi dovuta al Covid. Si chiama Credito Solidale 2.0, la nuova iniziativa di Fondazione Welfare Ambrosiano, che consentirà ai milanesi di accedere a un credito a costo zero sino a un tetto di 10.000 euro per far fronte alle spese primarie come affitto, spese condominiali, spese sanitarie, rate dell'asilo nido o la mensa scolastica dei figli. Purtroppo la situazione di bisogno sta aumentando. Anche in una città come Milano il tasso di disoccupazione ha ripreso a salire, la situazione di conclamata difficoltà economica di molte famiglie è registrata da diversi indicatori, e per poter contribuire alla ripresa della città dopo la pandemia c'è bisogno che le famiglie non si indebitino, non vadano in difficoltà e abbiano possibilità di avere dei sollievi che gli consentano di rimettersi in moto anche nella ricerca di una nuova occupazione nei casi in cui il lavoro sia stato perso. Con il Credito Solidale 2.0, Fondazione Welfare Ambrosiano garantirà l'accesso al credito presso banche convenzionate per rendere possibile l'erogazione di un prestito fino a un importo massimo di 10.000 euro, riconoscendo un contributo a fondo perduto per l'abbattimento del 100% degli interessi. Per accedere al finanziamento non ci sarà la dichiarazione ISEE, ma ogni richiedente sarà valutato singolarmente in base alla sua situazione specifica. La restituzione del prestito avrà inizio 12 mesi dopo l'erogazione, con rate sostenibili e dilazionabili fino a 5 anni. Torniamo ad ospitare nel nostro telegiornale i servizi realizzati dagli studenti dell'Istituto Einaudi di Magenta. E gli studenti oggi ci parlano degli investimenti a favore dell'inclusione da parte del Comune di Magenta. Magenta si impegna a favore dei disabili. L'impegno sociale del Comune di Magenta non si ferma. L'amministrazione comunale, al fine di rendere accessibili i luoghi pubblici a tutti, ha intrapreso diverse iniziative, concentrandosi particolarmente sulle persone con gravi disabilità e prive di sostegno familiare. Con un investimento di 500.000 euro, il Comune ha avviato numerosi progetti, soffermandosi sul trasporto e l'inclusione scolastica. È inoltre stato definito il PEBA, un intervento che permette di accedere ai finanziamenti pubblici per l'abbattimento delle barriere architettoniche, definito per legge 30 anni fa. Per portare a compimento tale progetto, da 3 anni a questa parte, l'amministrazione comunale sta lavorando col massimo sforzo. Nell'ultimo anno, i luoghi dove sono state apportate le modifiche più rilevanti sono le scuole primarie e secondarie, le quali sono state adeguate con delle rampe d'accesso per le carrozzine. Anche i marciapiedi sono stati rivisitati, realizzando degli scivoli in prossimità degli attraversamenti pedonali. Tenete conto che circa il 50% della spesa in titolo primo, quindi la spesa corrente, è proprio dedicata al settore sociale, quindi a tutto quel settore che si occupa di fragilità, di povertà e anche di disabilità. Dopodiché c'è il mondo della scuola, legato appunto ai BES, ovvero ai bisogni educativi speciali, sui quali stiamo facendo una
importante lavoro, non da soli fortunatamente, ma anche qui con la Regione Lombardia e soprattutto con la Fondazione Ticino Rona e Rotary, due importanti associazioni che sul territorio ogni giorno finanziano dei progetti anche con delle banche partner, quindi degli istituti di credito che ci consentono di aiutare in maniera molto importante chi presenta delle disabilità. Inoltre, secondo quanto riferito dall'assessore Laura Cattano, il progetto continuerà fino a garantire ai disabili una completa accessibilità alle infrastrutture pubbliche. Si chiude qui l'edizione Milano, ci ritroveremo tra poco con l'edizione Pavia.